Bello a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono il vostro Mister ed oggi ci ritroviamo qua con la nostra carriera allenatore con il Brescia. Allora raga, siamo alle ultime due di campionato, abbiamo prima la Lazio e poi la Samp, due partite che veramente vogliono dire tutto per questa nostra prima stagione alla guida del Brescia. E dunque andiamo. Allora, offerta di trasferimento per Cistana. A parte perché mi fanno l'offerta adesso, c'ho da capirlo, ma comunque rifiutiamo assolutamente. Però ragazzi, insomma, 9 milioni e 2 per Cistana, iniziano a girare soldi qua. Bene, bene. Mi si prende tempo fa, Madonna, non è cambiato niente. Come non è cambiato niente? È impazzito, raga, questo. Ma come la... Raga, ma gliel'avevamo rinnovato il contratto. A Cistana, ma che cazzo stai a fa? No, no, ragazzi, ma ha perso la testa Cistana. 15.000, 5 anni, rinnovato sì. Rinnoviamolo ancora, non posso. Cistana, ma accendi la sveglia ogni tanto o no? Dai, su, mi sta anche simpatico, così mi facerei il cazzo però. Boh, vabbè. Offerta ancora per Cistana. Okay, ragazzi, uomo mercato, nazione, non lo so, tutto, cioè, boh. No, no, lo teniamo noi il Cistanone, non va da nessuna parte. E intanto andiamo alla partita. Allora, concentrazione al massimo, magliette vanno bene. Scendiamo in campo con il 4-2-3-1 perché voglio un po' più copertura, ragazzi. Bisogna stare veramente attenti alla Lazio. E andiamo. Ed eccoci signori, dall'Olimpico di Roma per l'incontro di Serie A tra Lazio e Brescia. Ragazzi, da questa partita passa il nostro destino in campionato. In caso di vittoria, praticamente potremmo quasi essere sicuri di andare in Europa League. In caso di pareggio, potremmo quasi essere sicuri di essere nella merda. In caso di sconfitta, potremmo dire addio ad ogni cosa, praticamente. Quindi abbiamo quasi un risultato obbligato da raggiungere. Perciò dai ragazzoni, confido in voi. Tocca da Mason Mount, spunta Tonali. Tonali la sposta sul destro, dal limite prova Sandrino, troppo centrale. Mason in area contro Sergej Milinkovic-Savic. Mason lo salta, la rimette. Non ci credo, che è successo? Che era ragazzi? Non ho capito cosa è successo. Non ho capito come ha fatto uscire sta palla, non lo so. Grande pressing, però pallone che comunque arriva a Bisoli. Allora Balotelli, sempre Bisoli. Largo Lamke, aspetta il movimento di D'Ambrosio. C'è il D'Ambro, partito il D'Ambro, entra in area. D'Ambrosio! Vamos! 1-0 Brescia sulla Lazio. Danilo D'Ambrosio ci porta in vantaggio. Mamma mia signori, mamma mia. Come gioca questo Danilo? Fa sempre male alla Lazio, una cosa pazzesca. Mamma mia, Danilone ci porta avanti. Bisogna da... Madonna, adesso ragazzi ci barrichiamo dietro, vi giuro, non passa più nemmeno l'aria, non passa. Daka, Daka, ancora per Luis Alberto. D'Ambrosio, ti amo D'Ambrosio. Mason Mount, e può correre Mason. Può correre e tirare Mason. Centrale, era difficile, era anche molto pressato. Peccato, dai, va bene. Aspetta, Mason, vede il movimento di Lamke Zee, taglia la difesa, Lamke Zee, col mancino il tiro, ma che pisciata era. Sergej Milinkovic-Savic, ti pare ragazzi, ti pare che sia così facile per Milinkovic? No, perché c'è Joronen, come sempre. È finita ragazzi, andiamo, andiamo così, 1-0, le abbiamo fatto il culo alla Lazio. Non hanno visto palla per tutta la partita. Tranne veramente qualcosa di sporadico, per il resto abbiamo giocato soltanto noi. Ce la siamo stra super mega iper meritata sta vittoria ragazzi. E ora non ci mancherebbe altro che avesse perso il Milan. Sarebbe l'apoteosi. Ragazzi, me la voglio guardare con voi la classifica. O comunque i risultati. Ok, i risultati non ci sono. Mi guardo con voi la classifica. Forse siamo in Europa League. O forse dobbiamo ancora lottare per un'altra giornata. Ancora non lo sappiamo. Ora lo sapremo. E siamo in Europa League, cazzo! Sì, raga! E andiamo! Il Milan ha pareggiato, penso, perché noi eravamo a... no, il Milan addirittura ha perso contro la Samp, credo. Madonna, ragazzi, che spettacolo! Che spettacolo!
Riprendiamo dalla classifica. Che succede? Era Milan Samp, se non sbaglio. No, devono ancora. Ah, no, deve ancora giocare Milan. Porca maiala, ho esultato troppo presto. È vero, era un giorno dopo. Cazzo, cazzo, mi sono esaltato troppo presto. Per favore, Samp, facci sto regalo. Non ci hanno fatto il regalo. Ok, va bene, non è un problema. Non è un problema, lotteremo ancora. Quindi, avanziamo, raga. Abbiamo un'email. Trasferimento per ci sta. Ho capito, ora tutti mi vedono ci stanno, però mi sto un po' rompendo il cazzo, eh. Dai, basta. Ho detto rifiuto, rifiuto tutti. Accidenta a chi, alle squadre che iniziano a fare le trattative a maggio, maledetti loro. Tra l'altro, ragazzi, io penso che il campionato l'abbia vinto forse già matematicamente la Juve. No, vi giuro, non è possibile. Vi giuro, non è possibile. Basta, non ce la fa più. Non ce la fa più. A questo punto l'ha vinto la Juve il campionato, sì. Sì, l'ha vinto matematicamente la Juve, secondo ancora c'è bagarre fra Inter e Napoli in pratica, penso. La Roma è a 71, sì, matematicamente potrebbero farcela in caso di sconfitta sia dell'Inter che del Napoli, però magari con gli scontri diretti, non lo so ragazzi, comunque idealmente insomma è questa la classifica. Bene, 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 bene. Andiamo avanti. E testa alla Samp per l'ultima di campionato. Quindi, magliette. No, no, diamogli questo. Madonna, che schifo, ragazzi. Boia. Non ci si capisce un cazzo. Pigliamole così. Cioè, nel senso, anche così ci si capirebbe. Però, boh, mi sta su coglioni tutto, tutto uguale. No, no, così, vai. Giusto per andare sul sicuro. Formazione totalmente titolare. E vaffanculo. E dunque signori, eccoci dal Rigamonti di Brescia per il finale di stagione. Brescia-Sampdoria, la partita che deciderà definitivamente la nostra stagione. È vero che è altrettanto importante la sfida tra Lazio e Napoli, che già di suo, ragazzi, dovrebbe essere piuttosto proibitiva per la Lazio, che comunque gioca in trasferta contro il Napoli. Napoli che ha ambizione quantomeno ad arrivare seconda in classifica, insomma, non è che se la passino proprio bene. Quindi secondo me noi, anche in caso magari di sconfitta o di pareggio, potremmo essere tranquilli. Però non si sa mai e quindi è meglio fare il nostro. Gran palla per Quagliarella. Quagliarella va al tiro. Joronen sempre attento e sempre ben piazzato. Cerca Balotelli. Ottimo il pallone. Murillo prova a recuperarlo. Balotelli più veloce. Se ne va Mario. Ma la porta sul destro. Prova il tiro. Mamma mia ragazzi, ma che è un cecchino? Ma non è un calciatore, è un cecchino Mario Balotelli. Mamma mia, da dove l'ha fatta passare non lo sa nemmeno lui. Dalla nostra prima vera occasione in questo match al 35esimo. La insacchettiamo sul fondo della rete grazie al solito bomber Mario Balotelli. Ma ragazzi, ma veramente ha fatto un tiro pazzesco, eh. Ha sfruttato veramente il più minimo angolo che potesse inventarsi. E se l'ha inventata a modo. Grande Mario. Oi, 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 questa fa male, questa fa male, questa fa male. E infatti ha fatto male. Ma guarda te come ci siamo suicidati. Non ci credo, ragazzi. Non ci posso credere. E qui la cacata di D'Ambrosio è stata di spessore. Ve la faccio rivedere perché è veramente pietosa. Proprio, non lo so, ragazzi. Non doveva, a parte non doveva. Era diretta, non so bene a chi. No, no, sono sincero, non so bene, non lo so. Bene, una bella merda. Comunque fatta con un bel gol Quagliarella, perché non era manco facile. Si è proprio inventato bene. Tutto da rifare per colpa mia. Ramirez, Gaston, avanza. Ranocchia prova a chiudere su Rolando. Ci stana, non ci credo. Joronen! Non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci posso credere. Quagliarella maledetto, ragazzi, ci ammazza il campionato. 2-1 a fine primo tempo, passa addirittura in vantaggio la Samp. No, ragazzi, bisogna fare un secondo tempo da manuale del calcio. Cosa cazzo stava facendo Joronen? Peccato. Dai, dai, non si molla. Palla per Lamke. Lamke aspetta e trova Petretta. Petretta la rimette. Petretta. Vai Balo. Ma non ci credo. Tiene palla D'Ambrosio. Prova a lanciare Balotelli. Non ci riesce. Al secondo tentativo sì. Al secondo sì. Salta Murillo. Apre Daye. Col mancino. Ma che cazzo dici?
Ancora Barreto, filtra Mbarba, il tiro di Mbarba, Joronen ci salva. Ma ci dobbiamo svegliare, manca 10 minuti, porca puttana. Sempre Gaston Ramirez. Non va, non va, dai, dai, dai. Dai, saliamo. Spalek vede il movimento di Sandrone. Sandrone la mette giù, va in fondo. E rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, porca puttana. Andiamo, raga. È rosso questo, e ci credo, cazzo. Rosso per Colley che stende il nostro Sandrone Tonali. Dal dischetto va Marione Balotelli. Balo, siamo a mano tua. Siamo nelle tue mani, porca maiala. Vai Balo, vai Balo. Vai Balo! Non ci credo. Non ci credo. No, no, via ragazzi, dai. No, vabbè, via. Ci abbiamo il disgraziato addosso. Non ci credo. Audero maledetto. Mario, pigia Mario, porca puttana. Dai, dai, non ce la fanno più. Dai, non ce la fanno più. Bravo Sandrone. Lamkel, bravissimo. Numero, numero. Ancora Florian, Florian. Mario. Almeno il pareggio c'è. Almeno il pareggio c'è. Diamo, raga. Buono così. Grande Balo. 2-2. Dai, 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 va bene, va bene. Cioè, non va bene un cazzo, non va bene. Abbiamo anche sbagliato un calcio di rigore, Maremma Maiala. Però va bene. Quantomeno non abbiamo perso. E già è qualcosa. Ragazzi, è finita qua. Non ho idea di niente. Non ho idea di niente. 2-2. Pareggio bruttissimo, bruttissimo. Ragazzi, vi giuro, non mi è mai capitata una situazione del genere all'ultima. E meno male, meno male. No, ora non mi è mai capitata, ne è proprio una stronzata. Però meno male comunque sia che l'abbiamo pareggiata. Grande Balo, ragazzi. Meno male ci abbiamo il Balo là davanti. Ci ha salvato, come sempre, con una doppietta. Guarda, oh, proprio una merda il gioco. Non mi dà nemmeno i risultati. No, ragazzi, che infame, che infame. Siamo nelle mani del Cagliari e del Napoli. Quinti, quinti in scioltezza. Quinti, quinti addirittura. Facile, facile, cazzo, così. Mamma mia, che roba. Mamma mia, che roba, ragazzi. Mamma mia, che roba. Mamma mia, che roba. Che squadra che è la nostra. Che cazzo di squadra che è la nostra. Quinti siamo finiti. Europa League piena, perfetta, senza rotture di cazzo. Buono, raga, buono. Buonissimo. 77 milioni di premio in denaro ci danno. Ma che scherzi davvero. Profitto di 107 milioni. 107 milioni a Brescia non li hanno mai visti. Mamma mia, ragazzi. Spettacolo. Spettacolo vero. Che cazzo di campionato che abbiamo fatto. Che cazzo di campionato. E Balo in classifica marcatori. Terzo. Grande Mario, ragazzi. Grande Marione Balotelli. Che trascinatore che è stato. Nelle ultime giornate veramente ci ha trascinato. Si è un pochino eclissato Mason Mount. Ha un po' lasciato spazio al bomberone. E si è visto, raga, si è visto. Si è visto. Comunque bravi tutti i nostri in generale. Andiamo un po' a rendere omaggio alla nostra squadra e poi chiudiamo. Ragazzi, sono veramente contento. Sono veramente contento perché abbiamo fatto veramente un miracolo. Mamma mia, che cazzo di stagione che abbiamo fatto. Assolutamente, assolutamente premio eroe glielo diamo a Joronen. Cioè, ragazzi, meglio di Joronen. Per, boh, perché, boh, ragazzi, ha sempre fatto il fenomeno. Grande Jesse, numero uno. Poi Martella, discreto. Parlo, ragazzi, dei titolari, si è ben inserito. Bravo, bravo Petretta. Bravo Martella, comunque, perché forse ho detto Martella, però volevo dire Petretta. Che duo, che duo Ranocchia-Cistana. Che coppia, ragazzi. Cistana ha fatto spettacolo. Bravi, bravissimi entrambi. Bravissimi entrambi. D'Ambrosio, qualità superiore. Tonali, capitano vero. Tonali, capitano vero, ragazzi. Che stagione ha fatto pure lui. Mamma mia. Bisoli, grande, grandissimo Bisoli. 7 gol alla fine si è portato a casa. Tanta roba. Bravo anche De Sena, ma anche Ndoye, ragazzi. Bisogna menzionarli entrambi, questi due. Battocchio con il cuore. Mason Mount sopraffino. Spalek, grandissima riserva. Grandissimissima riserva. Lamkel, un altro di quelli che si è inserito subito benissimo negli schemi. 21 gol. Cosa gli vogliamo dire, ragazzi? Semplicemente che è un fenomeno.
Bravissimo anche Floriana, mi è piaciuto veramente tantissimo, raga, ma veramente tantissimo. Bravo anche Donnarumma, ha saputo fare la riserva con onore. E è discreto anche Vlaho. Ragazzi, questa è la squadra che ci ha permesso di fare questa magica di incredibile stagione. Per oggi il video lo chiudiamo qua. Spero vi sia piaciuto. Ragazzi, ho i brividi. No, voglio dire, i brividi è un po' esagerato. Però sono contento. Ho veramente una carica positiva dentro di me. Sono veramente di un soddisfatto di questo risultato che non ne avete idea. E quindi chiudiamo qua. Spero vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video, commentate, fate che vi pare, raga. Buona. A domani col mercato. Ma mi raccomando, consigliatemi tanti giocatori perché, ragazzi, bisogna picchiare la prossima stagione. Madonna, vinciamo il campionato. Ora vinciamo il campionato, non lo so. Però, Madonna, bisogna fare un mercato pazzesco. A domani.